Domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, si vota in Abruzzo per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, così come previsto dalla legge regionale numero 9/2013, è composto da 31 membri, di cui 7 consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e 8 consiglieri per quella di Chieti. Oltre di 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano a far parte di diritto dell'Assemblea il Presidente eletto e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla, anche nel giorno della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. L'elettore può votare un candidato presidente e il voto non si estende alle liste ad esso collegate, votare una lista e il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato, votare un candidato presidente e una delle liste ad esso collegate. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze, queste devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa, comunque della medesima lista. In caso contrario, la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Non è consentito il voto disgiunto, sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. Diventa presidente della regione il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.